Buongiorno a tutti dalla suemanica.com, un sito tutta la magia. Io sono Max e oggi andiamo a parlare di cartomagia. Per l'esattezza, come iniziare, qual è il metodo migliore, come si può risparmiare qualche soldino e come proseguire poi se avete questa passione. Cartomagia da zero, questo è il video che fa per voi. Ovviamente la prima cosa che vi serve è un buon mazzo di carte. Non sottovalutate questo fatto, non potete iniziare a fare cartomagia con le carte che avete a casa, magari con le carte trevigiane, con le Modiano, non hanno la qualità necessaria per fare la cartomagia in maniera seria. Vi posso consigliare di iniziare da un mazzo standard, sono quelli meno costosi, si utilizzano spesso e volentieri per realizzare i primi allenamenti, anche perché un mazzo bene o male, per quanto sia qualitativo, alla fine si rovina. Quello che vi posso consigliare è il buon vecchio Bicycle, quelli che utilizzo io. Ovviamente trovate tutto in descrizione se volete andare ad acquistare quello di cui vi vado a parlare. È il Bicycle Supreme Line, forse il miglior mazzo a rapporto qualità prezzo. Dopodiché, se volete avere un mazzo diciamo da parata, se prevedete di avere un pubblico più adulto o essere in un ambiente piuttosto elegante, vi prendete un bel mazzo serio con cui poi andate a esibirvi. Se invece il vostro pubblico prevedete sia più giovanile, magari un mazzo più allegro, dalle grafiche più accattivanti. Per seconda cosa, quello che vi consiglio è un tappetino. Un tappetino è fondamentale. Sembra di no, magari non pensate vi possa essere utile immediatamente, ma provate poi, dopo averlo acquistato, a usarlo o a usare la tavola nuda o una tovaglia. La differenza è veramente abissale. È utile perché vi viene comodo per pigliare le carte con leggiadria, senza stare a grattare sul tavolo carta per carta. Vi viene comodo perché le carte vi scorrono bene e comunque vi dà anche un'impronta più professionale. Per iniziare a imparare la cartomagia, beh, inizialmente la cosa più a buon mercato ovviamente sono i canali YouTube. Ce ne sono tantissimi che parlano di magia, che spiegano dei giochi, che spiegano delle tecniche, a partire ovviamente da questo qui. Se andate a vedere tra le playlist abbiamo il corso di magia, abbiamo giochi di prestigio con tutorial, abbiamo anche tanti mazzi truccati, che poi ci arriveremo, che vengono quindi provati, per cui potete vedere un po' di tutto e cominciare da lì. Ma se volete passare un gradino oltre, vi consiglio un buon libro. Sulla cartomagia non potete mancare il Card College del buon Roberto Giobbi. È una collana di 5 libri, prendetevi il primo, intanto lo leggete, vedete se vi piace il modo in cui scrive Giobbi, passate quindi al secondo che è un bellissimo libro e via così il terzo, il quarto e il quinto, che invece è solo di effetti. Altrimenti, se volete un attimino stringere i tempi, ottimo libro è anche La strada maestra della cartomagia, che è un po' un riassunto dei primi due di Giobbi. Infine, per avere un po' di responso immediato, per avere un po' di soddisfazione, anche un bel effetto già fatto e condito. Magari vi prendete un bel mazzo truccato, il mazzo Svengali è molto conosciuto, il mazzo invisibile è un ottimo effetto, magari un mazzo conico, sono tutti effetti che non richiedono una abilità di mano immediata, che magari svilupperete nel tempo, però vi daranno grossissime soddisfazioni. A questo punto, una volta che avete le basi, se volete passare ancora un gradino sopra, l'unico modo è andare ad un corso di magia dal vivo. Vi rivolgete a un professionista, anche qua all'assonelmanica.com ne teniamo quasi ogni mese, ogni due mesi, in base al numero di iscritti che abbiamo di volta in volta. Comunque, rivolgetevi a un professionista, vi darà dei consigli pratici che sui libri non troverete, sui corsi online non troverete, su YouTube non troverete. Per cui questo era tutto per oggi, spero che il video vi possa essere utile. Vi lascio tutti i link in descrizione, come ho detto, di tutto ciò che vi ho mostrato, che trovate in vendita nel mio store di articoli magici, lassonelmanica.com. Fateci una cappatina anche per sostenere attivamente questo canale. Un saluto a tutti, ciao e alla prossima!